Ciao a tutte amiche creative. In questi giorni, visto che è cominciato il freddo qua in Sardegna, ho deciso di mettermi a lavorare la lana. Ho realizzato questo piccolo scaldacollo appunto Giuditta, molto semplice da realizzare, in quanto si tratta semplicemente di un rettangolo chiuso con dei bottoni. Per realizzarlo ci vogliono dai 50 ai 100 grammi di lana, dipende dalle dimensioni. Per me che sono piccolina ne ho utilizzato semplicemente 50, perché lo scaldacollo è lungo 50 cm e alto 10. Il punto Giuditta si esegue su un numero di catenelle di base multiplo di 4 più 2. Ecco, ho realizzato le catenelle che mi servono per lo scaldacollo, ho moltiplicato il 4 per 13 volte, mi ha dato 52 e in più ne ho aggiunto altre 2, quindi 54 catenelle. Primo giro. Realizziamo una catenella che fungerà da maglia bassa. Contiamo 2 catenelle dall'uncinetto, una e due, e realizziamo un punto basso. Sulla catenella a fianco realizziamo un altro punto basso. E un altro ancora. Così fino ad arrivare alla fine delle catenelle. Ecco, abbiamo realizzato la striscia di punti bassi e adesso ricominciamo il giro con 3 catenelle che fungeranno da maglia alta, 2 e 3. Saltiamo una maglia bassa e puntiamo l'uncinetto in quella seguente. Realizziamo una maglia alta, un'altra maglia alta, un'altra ancora. Agganciamo il filo, puntiamo nella maglia bassa che abbiamo saltato. Infiliamo l'uncinetto, agganciamo il filo nella parte posteriore e tiriamo. Agganciamo di nuovo il filo e lo facciamo passare nelle asole. Continuiamo con una maglia alta saltando una maglia bassa del giro precedente. Abbiamo realizzato di nuovo le 3 maglie alte, agganciamo il filo, puntiamo l'uncinetto nella maglia che abbiamo saltato, agganciamo il filo nella parte posteriore, tiriamo, agganciamo di nuovo il filo e lo facciamo passare nei cappietti. Ricominciamo saltando una maglia bassa e realizzando 3 maglie alte. Agganciamo il filo, puntiamo nella maglia che abbiamo saltato. Agganciamo il filo nella parte posteriore, tiriamo, agganciamo di nuovo e facciamo passare il filo nei cappietti. Ecco, questo procedimento fino alla fine della striscia. Ecco realizzata la striscia con il punto Giuditta. E ricordatevi che sia all'inizio che alla fine vi ritroverete con una maglia alta da sola.
Ricominciamo il giro con una catenella che fungerà da maglia bassa. È una maglia bassa in ogni punto sottostante. Fino alla fine. Ecco, abbiamo di nuovo realizzato la striscia di maglie basse e adesso ricominciamo con 3 catenelle che fungeranno da maglia alta. Saltiamo la maglia bassa del giro precedente e realizziamo 3 maglie alte. È una mezza maglia alta in rilievo nella parte davanti. Continuiamo con una maglia alta, saltando una maglia bassa, ricordate? E continuate la striscia in questo modo. Una volta arrivati all'altezza desiderata, tagliate il filo e chiudete il lavoro. Poi applicate 2 bottoni. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima. Baci!